Agrigento è la seconda edizione di Festivalle. Scopriamo le iniziative in programma questa sera, giovedì, nelle interviste. 9 agosto, ci siamo. Inizia la seconda edizione di Festivalle, International Music and Digital Arts Festival. Sono qui questa sera con gli ospiti di eccezione che apriranno e faranno la apripista per tutto il festival al Tempio di Giunone questa sera, 9 agosto, l'orchestra dei Chicago Stompers, l'unica orchestra italiana specializzata con un repertorio meraviglioso degli anni 20, arrangiamenti prestigiosi fatti al pennello dal cui maestro al mio fianco, Mauro Porro. Renzo Arbore insieme a Lino Patruno e altri esponenti della corrente del jazz classico in Italia, del jazz tradizionale in Italia, hanno incominciato ad apprezzare la nostra orchestra nel momento in cui appunto abbiamo avuto una visibilità anche a livello nazionale, perché paradossalmente la nostra visibilità è stata quasi sempre incentrata sui festival esteri e i festival dedicati a questa musica degli anni 20, gli anni 30, che invece sono sempre scarseggiati in Italia. Abbiamo avuto l'invito l'anno scorso a suonare a un evento voluto fortemente da Renzo Arbore e organizzato da Lino Patruno e dalla Casa del Jazz a Roma, in cui abbiamo fatto insomma la nostra apparizione con il nostro repertorio di brani degli anni 20 e primi anni 30, suonato rigorosamente con diciamo un forte spirito filologico, a partire dall'esecuzione musicale di brani arrangiati e trascritti dai dischi dell'epoca, che sono i 78 giri, e suonato anche con un look, acconciature, vestiario ispirato a quello appunto dell'epoca. Come diceva Fausto, abbiamo provato il nostro set d'epoca di batteria ricostruito proprio sui set dell'epoca e non è stato facile, è stata un'impresa. Abbiamo costruito un case apposta, abbiamo contattato l'agenzia di volo più volte, però alla fine è arrivata sana e salva, e stasera, per i fortunati voi che saranno alla Valle dei Templi, la vedranno col nostro batterista Fabrizio, che la suonerà in modo ovviamente filologico e veramente preciso. Io sono il banjo tenore e la chitarra. Ho conosciuto Mauro nel lontano 2001 e quindi nel 2002 abbiamo fondato insieme questa orchestra, che inizialmente era composta solo da 5 elementi e pian piano nel corso degli anni si è estesa fino a diventare di 11 elementi come adesso. E sempre questa sera al Tempio di Giunone, come dicevamo, si esibiranno le due star internazionali di ballo Lindy Hop, Tap e Jazz. Al mio fianco Thomas Blachard, star internazionale francese, specializzato in questi tipi di ballo, e l'accompagnatrice, la sua ballerina, Elisabeth Monlor. Bueno, me parece perfecto, estoy muy encantada de estar aquí. Fue el viaje muy bien, así que cuando llegué con la compañía super fantástica de todo el equipo. Y bueno, Agrigento es precioso, precioso, me encanta, es bellísimo. Ok, credo comunque si capisca, dice che il viaggio è andato tutto bene, sta passando comunque una giornata splendida qui a mare ed è pronta per esibirsi questa sera al Tempio di Giunone. Un'altra domanda veloce e rapida a Thomas. Thomas, are you ready for tonight? I am ready for tonight. Do you know Chicago Stompers Orchestra already? I think I've met a couple of them in the past, but I don't think I've danced with them before, so I'm very excited. So it's gonna be the first time you will perform together, right? Exactly, the very first time, and I'm glad to be in the Temple Valley to do so, because it looks perfect for jazz and dancing. Ok, dice che è molto lusingato di essere qui e avere l'opportunità di danzare in un luogo così suggestivo come quello della Valle dei Templi, e in quanto Chicago Stompers ha conosciuto nel passato alcuni di loro, ma è la prima volta che performeranno insieme.